Stato Quotidiano Manfredonia. Benvenuto Cristiano Romani per la coalizione Manfredonia 2024. Questa sera le farò una domanda per la mia rubrica Lavoro e genere, le sfumature della parità. Secondo lei, un uomo, una donna possono o non possono svolgere determinate tipologie di lavoro? Guardi, io proprio in questi giorni vengo dal deposito delle liste elettorali, un lavoro immane di una coalizione di parecchie liste che necessita fortemente di un uomo molto importante per poter depositare. Ebbene, chi l'ha fatto è stata una ragazza da sola che è riuscita a tenere in piedi tutta la documentazione. Quindi credo che se non ci fosse stata lì, probabilmente oggi non ci saremmo qui al deposito, perché sai, basta una firma sbagliata, un documento non posto nelle giuste collocazioni, che la formazione sta fuori. Oggi siamo qui, è proprio una ragazza, quindi penso che ti abbia risposto in una maniera esaustiva sul fatto che non esiste un lavoro che possa essere equiparato da uno a un altro, o altrimenti qualcosa che può essere calibrato. Ti dirò di più, anche mi permetto di darti del tu, se mi hai qua sentito, anche la stessa capacità che ha una donna di essere, come si sa dire, multitasking rispetto a noi uomini. Credo che sia la cosa più bella quando invece si fa squadra come uomo o donna. Penso che questa è una cosa che la dobbiamo superare, nemmeno tanto con la legge, ma con la mentalità di andare avanti rispetto a delle posizioni dove necessariamente è donna un certo mestiere rispetto a un altro. A proposito di legge, so che anche nelle altre interviste che svolgo con i cittadini e le cittadine emerge spesso questa arretratezza a livello culturale, però io faccio lo stesso la proposta. Sarebbe pensabile in un futuro proporre una legge che vada a tutelare sia gli uomini che le donne, tipo stile quote rosa, ovvero inserire una percentuale 50% di presenza maschile e femminile in tutti gli ambiti lavorativi? Allora, io torno a dire sempre la stessa cosa. Diciamo, in latini, facta concludenza, è stato proprio nella scelta della mia lista, non ho avuto mai il problema, non mi sono mai posto il problema della quota rosa, ma dopo che abbiamo depositato, ho detto cavolo, ma abbiamo fatto bene la quota rosa, in realtà erano più di 8 donne rispetto, perché avevo la necessità di avere determinate figure e che corrispondevano con un profilo che combaciavano con il sesso femminile, chiamiamolo maschile rispetto a quello maschile. Perché avevo delle necessità di costruire una lista calibrata per quello che poi saranno le aspettative di Manfredonia. La quota rosa è solo un qualche cosa per sdoganare certe mentalità, certi paradigmi, certe riserve mentali, e che ben venga. Però dobbiamo fare uno scatto sotto l'aspetto proprio puramente mentale. Lo dimostra, senza fare nessuna plagieria, il capo del governo che abbiamo oggi in Italia. Possa piacere o no, si può fare tutte le discussioni di questo mondo, ma è stato dato veramente uno schiaffo morale. Penso che non c'è stata nessuna legge che ha tutelato la scalata di Giorgia Meloni al governo. Più risposta di così. Certamente. Ringraziamo Cristiano Romani, Manfredonia 2024. Grazie.